Ci siamo salutati lo scorso video dopo una passeggiata fatta al tramonto sulla cava di bauxite vicino ad Otranto. A 3 minuti da lì abbiamo trovato uno spiazzo dove parcheggiare il nostro camper e passare la notte. Il giorno dopo il nostro risveglio ci siamo resi conto di essere in un posto meraviglioso. Provo a tenermi forte con la testa che mi fa male. Convivo con le emozioni che a volte mi fanno svenire. Cerco di ridere a crepapelle con la pancia che tira e fa male. Mi circondo di cose belle. Ho provato più di una via per curare la mia aritmia. Mi accorgo spesso che trattengo il fiato. E ho già provato anche a ridere a crepapelle con la pancia che tira e fa male. A circondarmi di cose belle. Ma è colpa mia se non sono guarito. È colpa mia. A pochi passi dalla Torre del Serpe, dove abbiamo passato la mattinata, abbiamo ripreso il van e ci siamo diretti verso Otranto per mangiare in quei localini tipici con il cortiletto interno. È colpa mia. Poi via, verso il tramonto per un aperitivo. Ma andiamo a prendere da bere. Qua è un sacco di gente. Ci siederemo qua. Un sacco di gente che mi guarda, tra l'altro, mentre faccio il video. Uno sembra un po' scemo a camminare mentre lui parla, però vabbè, andiamo a vedere. Ci siamo fermati in un posto che volevo fare solo un carico d'acqua, eccetera. Poi abbiamo incontrato. Così non sembra. Sembra nulla di che. Perché invece c'è stata una piazzola, perché almeno una notte ci riposiamo, carichiamo, scarichiamo, facciamo tutte le varie cose, soprattutto ci rilassiamo. Perché abbiamo proprio un posto sul mare. E non so veramente per quale ragione. Comunque ogni persona con cui facciamo amicizia, alla fine arriviamo sempre con la frase: come hai fatto a conquistare sta donzella? Cosa che non so ancora. Mi fa piacere che tutti mi dicano questa cosa. E in più ci ha dato il numero di questo posto dove andiamo a mangiare. Non ho ben capito come si chiama, però pare sia molto carino. Ci rilassiamo ancora un giorno almeno, perché poi dobbiamo trovarci al Cinzella Festival con l'Andrea Laszlo De Simone Band. Facciamo una data lì e poi ci spostiamo a Cesena per fare la seconda data. Filmeremo un po', ma che carino. Sì. Torniamo poi a casa e andremo da un'altra parte. Woody. Mi piace. Dei bei pezzetti di cavallo. Pezzetti di cavallo. Oh no. Se mi spiego. Prima te lo fanno vedere, ovviamente. Mi spiace. Nome di volta Giontra.
Non ridi tu, tua mamma ha fatto una battuta. Un Sean, attore. Travolta. Pen. Sean Travolta. E ridi, no? Tu, anche questo non ti è piaciuto. All along the internet, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, and all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in. I'm breathing out. Ti piace Monopoli? Monopoli? Gallipoli? Sì, ma Monopoli ti piace? Ciao! Monopoli, dicevo, in allora, generale. Monopoli è molto carino. Gallipoli ti piace in me? Quella macchina così... No, sei riuscita a coprire esattamente, perfettamente... Ma la proprio... macchinina? Sì, incredibilmente. Ah. Di qua o di là? Scegli. Di qua o di là? Questo è di qua, quello è di là. Scegli tu. No, dai. La tua strada. Dai, di qua, di là. Di qua. E infatti troviamo subito una bella seggiolina. Fresca. Casa proprio sulle strade. Bello. Palazzone. Anche quel palazzo non è... Quello bellissimo, fatto. Cazzo, non se ne è accorto nessuno, è enorme. Sì, se ne sono accorti, però come mai c'è questa spazzatura? Questo è Gallipoli. Dispiace, però. Le persone sono sorridenti.